Buongiorno ragazzi, 16 gennaio 2023, questo è sempre il grosso red dot di pochi anni fa. Prendiamo un cacciavite, prendiamo un po' di attrezzini. Questo è il computer che si accende. Qui togliamo la busta plastica. Qui sotto c'è il mio nome, no. Tanto si apre da di qua. Ok. Fatta, via. Che cosa abbiamo qui? Chi ha una Glock lo riconosce. L'espulsore. Il blocco dell'espulsore, diciamo. Una bellissima chiavetta di regolazione. Allora, serve per i controdadi. Allora, perché ho comprato questo oggetto? Anzi, no, 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 non l'ho comprato. Ho chiesto consiglio e sono stato esaudito. Questo qui è devo mettere gli occhiali da vicino, scusate. Espulsore con un grano filettato qui di fine di corsa, è già regolato, presumo. Ecco qui, come al solito, scatole, scatoline, giusto ieri sera ho messo a posto quello che mi serve oggi e oggi li tiriamo fuori. Questo è quello che avete visto qualche giorno fa. Ecco, queste sono delle patch, niente. Allora, e questo invece è uno scatto di una terza generazione, giusto per comparazione. Questo appartiene alla mia Glock 17, sulla quale è stato montato un gruppo di scatto alleggerito che avevo anni fa della Glock stessa, fatto su della fabbrica, non un aftermarket. Grazie. Ecco, qui ho anche il percusso, assicuro il percussore in titanio che poi ci servirà dopo insieme alla sua molla. Anche qui piccoli utensili di regolazione. Allora, che cos'è? Questo è un fulcrum della Zev Custom. Già l'ho provato su una quarta generazione, su cui però non intendo metterlo perché è una Glock 19 e volevo montarlo sulla mia terza generazione, Glock 34 di recente acquisto. Però, come vedete, in fondo, se lo metto di perpendicolare si vede meglio, il fusto, cioè il triangolo di plastica che regge l'espulsore, è più lungo e ha questi due becchi. L'alternativa era, ecco, guardate, quelli della terza generazione sono più mozzi. Ora, per comparazione l'ho mostrato, quindi la terza generazione andrà nella scatola della pistola e tornerà sulla pistola se e quando la venderò, ne dubito. Ora da qua devo togliere tutto e sinceramente è una procedura che io non ho mai fatto, chiaro? Quindi non vi starò a tediare, si tira in avanti e
si fa passare dalla finestrella questa. Dunque, che devo sganciare la molla, devo togliere in pratica la croce, che è il Sear, il controcane, e sostituirlo con questo più corto. Ora l'operazione sarà lunga perché intendo guardare per bene i tutorial come si fa o meno, e quindi il video è brevissimo, lo chiudo qui perché non voglio starvi a annoiare quando guardo e provo con la pinzetta, apri, chiudi, lo tolgo e basta. Poi magari farò una seconda parte in cui lo faccio vedere montato e lo installerò sulla pistola. Per il momento è tutto, alla prossima. No, ragazzi, seconda parte. Allora, la prima parte è durata pochissimo. Questo è lo scatto Zev Custom Zev Technologies modello Fulcrum, e su cui potete notare che ho sostituito il triangolo dell'espulsore, che è quello corto mozzo Buongiorno ragazzi. Allora, dopo il primo video, in realtà ne ho fatti altri, ma ho trafficato, ho perso tempo, eccetera. Questo è uno scatto, allora questo è lo scatto originale, e ho sostituito questo triangolo, che era uguale a quello che mi hanno mandato, da Smith Custom, Antonio Smith, e l'ho montato sulla mia Glock. Allora, all'inizio, vediamo subito. Qua sotto c'è una fresatura, un foro, diciamo, in cui è avvitato un grano il collasso di retroscatto. Ho montato il mio scatto, nel precedente video che non pubblicherò, tribolavo un po' perché non scattava, e ovviamente il collasso di retroscatto, no, si capiva che era quello perché forzando il grilletto. Allora ho chiamato l'armaiolo, metto a lenta con questa vite che ho fatto vedere nel primo video. Allenta di un mezzo giro dietro, qui dietro, come nello scatto Zev, c'è un qui dietro c'è un grano. Allenta di mezzo giro e ora armo, e lo scatto è eccezionale, leggero, parte subito in sicurezza comunque. E quindi lo scatto Fulcrum per la quarta generazione è stato adottato su una terza generazione. Come ho detto, ho fatto dei video che sono venuti male perché mi sono un po' trattenuto nel provare monta, rimonta, eccetera, quindi non saranno pubblicati, saranno dei bloopers, come cacchio si chiamano. Per adesso basta. Ora quest'arma tornerà dove deve tornare, cioè all'interno. Dunque, il percussore in titanio lo monterò in un'altra occasione. Questo è lo scatto originale della Glock. Cercherò adesso come si chiama? Ecco, questo c'è scritto Beretta, l'eterna rivalità Beretta, ma tanto non importa. L'importante è una busta sigillata in cui lo metto, e qui ci scriverò un bigliettino con la scritta che cosa è. Quindi qui i perni di ricambio, eccoli. Ora prenderò il recover tactical, eccolo, apro, la Glock verrà messa dentro, chiudo, con la brugola serro il giusto senza forzare,
Ok, tolgo il coltellino che mi è servito per aprire, e questa è la Glock. Voglio, rimontiamo tutto, impugnatura, rimontiamo la cinghia. Ok, adesso chiudo l'armamentario. Ora devo rimontare, ho smontato anche la 17 per rendermi conto del montaggio e smontaggio. Adesso rimonterò tutto quanto. Ecco, rimonto le 17. Allora, prima devo smontare. Ho montato il perno perché devo sbrigarmi, quindi ecco. Ecco entrato. Ecco qua. Questa attualmente è in fondina per la difesa abitativa. Eccola qua. E ecco qua. Anche questa, e ecco, per oggi è tutto. Ho tribolato un po' perché le procedure di montaggio e smontaggio non combaciavano, cioè meglio, io non sono molto pratico, non è che smonto i gruppi di scatto ogni giorno alle mie Glock. Avevo capito che c'era un collasso di retroscatto, prima di pasticciare ulteriormente ho chiamato il armaiolo che mi ha fornito il pezzo di adattamento, così ho montato lo scatto di quarta generazione su una terza generazione in mezzo secondo, cioè girando di 180 gradi il grano, tutto si è risolto per il meglio. E ecco, questo è il primo, ho fatto altri due video fra il primo e questo in cui montavo, rimontavo, smontavo, lasciato perdere, non li pubblicherò. E niente, è stato adattato uno scatto fulcrum a una terza generazione. Questo è tutto, ci vediamo alla prossima. Ringrazio ancora anche per la consulenza telefonica immediata, oltre che per il prezzo avuto gratuitamente, Antonio Smith alias SMT Customs di Nuoro, ditta di Nuoro, sardo. Di nuovo lo ringrazio infinitamente. Buona serata a tutti.